Buonasera amici di fan e benvenuti al campo Sport City, sede del primo turno della Coppa EUR che vede contrapposte Omegabet e Ristorante da Ginetto. Non lascia passare nessuno però. Pacioni, contropiede, l'azione manovrata e poi arriva la deviazione sotto rete di Calicchia. Passa in vantaggio l'Omegabet al nono minuto del primo tempo. Disimpegno rischioso. Ma si distende bene adesso l'Omegabet che passa in vantaggio e cala il raddoppio. Grande azione di contropiede della squadra in maglia bianca. 2-0 il risultato. Contropiede ottimo del Trattoria Ginetto. Una bella combinazione di velocità che poi si conclude. Ancora Di Marco. Il tiro respinto. Può ripartire bene l'Omegabet. Attenzione, il contropiede e poi il gol fantastico di Lezzeri che ruba palla e poi si invola verso la porta avversaria, siglando il gol del 3-0. Allaga sulla destra per Arrigoni, la finta, la sterzata e poi il tiro con il destro, respinto, ancora Arrigoni, ancora Lezzeri in velocità. È imprendibile il numero 9 quando corre per il piede, ancora scarica indietro. Arriva il tiro e il gol del 3-0. Grande azione di ripartenza di Lezzeri che affida il pallone al Calicchia che cala il poker. 4-0. Romagnello, il 1-2. Chiani, ancora l'ottima conclusione e poi il palo di Milazzo. Che occasione per la trattoria da Ginetto. E non è gol, attenzione, non è gol. Sembrava fosse avesse varcato la porta avversaria della sfera. Ha subito la combinazione in verticale. Siamo già all'altra parte del campo. Ottima giocata, ottimo cambio di velocità dell'Omegabet che porta al gol del 5-0. Buona, adesso l'imbucata in verticale. Il controllo, la palla rimane là. È un gran gol di Zegarelli. Che coglie il suggerimento del compagno, controlla il pallone, salta il portiere avversario e deposita la sfera in rete. 6-0 il risultato. Pacioni, Pacioni, percussione, palla al piede, Pacioni, il tiro dalla distanza. Una grande percussione, quella del numero 4, che mette a segno la propria tripletta personale e cala il gol del 7-0. Si mantiene davanti l'Omegabet, buona l'azione di break. Allora Calicchia, Calicchia con il sinistro, calcio d'angolo battuto corto, male gestito, male dalla trattoria del Ginetto. Il disimpegno adesso sbagliato che libera per il tiro a tu per tu con il portiere, non è finita l'azione, la sterzata, il tiro fuori dallo specchio della porta. Milazzo sbaglia il disimpegno, c'è Zegherelli, poi il pallone in mezzo e arriva il gol ancora di Calicchia. 8-0 il risultato. Errore in uscita della difesa della trattoria da Ginetto. Non perdona il numero 7 che fa 8-0. Un errore, una scintilla fra due compagni di squadra, fra Felici. Ma ecco che subito arriva gol, calcio d'angolo battuto corto e arriva il tiro di Perret sul primo palo. Destro potente, spiazza il portiere avversario, arriva il 9-0. Allora Zegarelli alza la testa. Il passaggio in verticale che non riesce, però Perret in agguato. Perret la finta, manda a vuoto al portiere e sigla gol del 10-0. Accompagna il pallone in rete. 10-0 il risultato al decimo minuto del secondo tempo. Gol di Perret. Aspetta, un compagno si sovrappone. Ancora Pacioni. Il sinistro dalla distanza. Calcia anche con il sinistro al numero 4 e fa il gol del 11-0. Non è indietro. Parre. Lascia sul posto nuovo, poi il destro sul secondo palo e arriva al 12-0. Al termine di un dribbling funambolico arriva il piattone sul palo più lontano per il numero 8. 12-0 il risultato. Chiuso in rimessa laterale, arriva però ora il triplice fischio arbitrale. Termina qui la partita, l'Omegabet si presenta al meglio al nuovo torneo vincendo per 12-0, una netta vittoria che gli permette di portare a casa 3 punti. Pesante sconfitta alla prima partita di campionato invece per la trattoria di Daginetto.